Don Alberto Tesi, rettore dell'Università degli Studi di Firenze, una serata particolare qui alla presentazione del libro Strada Facendo, con tanti interventi di appassionati come lei di podismo. Stasera in versione rettore, in giacca e cravatta, ma spesso in pantaloncini e canottiera alle gare domenicali. Quindi questa commistione tra cultura e sport, lei che ha spesso a contatto con i giovani, come si può insegnare loro la cultura dello sport e come motivarli a fare sport? Ma è una domanda certamente interessante quella che mi pone. Io credo che intanto questa passione andrebbe già coltivata alle scuole elementari, alle scuole medie, perché un tempo c'era un'attenzione molto forte attraverso anche il CONI e la FIDAL, e attraverso le scuole sportive andrebbe questo in qualche modo risposto nuovamente. E poi a livello, diciamo, quando sono studente all'università, noi per esempio diamo l'opportunità attraverso il CUS di fare questo sport e questa attività. Però è chiaro che se uno la coltiva la passione da piccolo è più difficile iniziare dopo. Eugenio Giani, presidente del CONI della provincia di Firenze, una serata a parlare di podismo, lei che è anche un podista. Abbiamo presentato un libro Strada Facendo, mancava un po' questa letteratura podistica fiorentina? Sicuramente, perché la corsa su strada è un fenomeno che sta coinvolgendo sempre più persone. Firenze è una delle capitali del podismo a livello nazionale, 7 gare che durante l'anno superano i 1500 partecipanti, le punte di una stracittadina come Corri la Vita che ha 20.000 persone che partecipano, la maratona che è la seconda in Italia dopo Roma con circa 10.000 partecipanti ormai da 3 anni a questa parte. Quindi Firenze ha un fenomeno di podismo molto diffuso, radicato, ormai si sta costruendo una storia del podismo a Firenze. Però quando avviene questo è bene fissare su carta, è bene che il fenomeno venga analizzato, proposto, valorizzato, come avviene con un libro. E questo libro di poco più di 100 pagine di Simonetta ed Alessandro è un libro che si presenta molto bene perché è schematico, chiaro, riesce a entrare nei vari argomenti, dai podisti protagonisti ai luoghi della città, alle società, alle gare, che quindi offre qualcosa che mancava, perché venga da tutti compreso come fare i conti con il podismo significa a Firenze fare i conti con una realtà molto consistente. Gloria Marconi, anche lei alla presentazione del libro Strada Facendo, e anche lei protagonista di questo libro, sei un po' lusingata? Sì, sono molto lusingata, ma d'altronde ho 43 anni, quindi un po' di storia del podismo l'ho fatta anch'io, era abbastanza naturale che ci fossi, però come ho detto prima sono anche molto orgogliosa di essere in questa raccolta di memorie attuali del podismo. 43 anni è vero, però effettivamente in questa sala forse eri la più giovane. È segno che magari qualche personaggio giovane manca anche nell'ambiente fiorentino del podismo. Ma questa è una cosa che riguarda un po' tutta l'Italia. In realtà il podismo è molto ricco, anche di giovani leve. Quelle che erano, diciamo, inserite in questo libro non erano giovanissime, perché si parla comunque di storia del podismo, quindi è difficile trovare persone di 20 anni. Sicuramente magari fra 20 anni ci saranno anche quelli che oggi sono ventenni. Simonetta Cartoni e Alessandro Algerini, gli autori del libro Strada Facendo, che è stato presentato qui in Palazzo Vecchio questo pomeriggio. Una serata veramente interessante con tantissimi protagonisti del podismo toscano. È durata molto, però sarebbe potuto durare tutto il pomeriggio, perché quando ci si ritrova tra podisti a parlare di podismo è finita. Come avete fatto a sintetizzare in sole 100 pagine tutta la vostra storia? Non l'abbiamo sintetizzata, abbiamo scritto tutto. Abbiamo scritto tutto, abbiamo scritto tante cose, ma non è sintetizzata. Sì, la Simonetta è quella che davvero ha fatto un po' più, diamogli merito di quest'opera. Quello ha detto lei, insomma, in parte è vero, però abbiamo cercato quello che fanno i contadini quando fanno una vendemmia. Abbiamo cercato di tenere raccolto il prodotto migliore, fare in modo che le persone che lo leggano, insomma, si possano ritrovare, ma oltre a ritrovare possono aggiungersi i propri ricordi. Insomma, noi abbiamo cercato solo di dare una traccia, un messaggio, e poi sta un po' anche al lettore a svilupparlo. E io
credo, ho la sensazione proprio che questa cosa sia stata un po' recepita, e questo va dato merito alla Simonetta, alle sue capacità anche un po' di sintesi e di lettura. C'è fra tutti gli aneddoti che avete scritto uno in particolare che vi ha colpito, che avete nel cuore? Ma ad esempio, cioè, è un discorso che ha fatto anche Gloria Marconi prima nella sua intervista, presentazione, il tarlo che entra nella testa di chi corre, cioè il fatto che quando cominci a correre non riesci più a smettere e che la corsa diventa la priorità su tutte le altre cose della tua giornata. E un episodio che noi abbiamo raccontato era di un podista che va a prendere la moglie che esce dall'ospedale, e anziché portarla a casa, e questa voleva andare a casa, uscita dopo 20 giorni dall'ospedale, la famiglia, le figli, e la mette su una panchina alle cascine e dice: aspetta, prima di andare a casa fammi allenare, sennò poi non mi riesce più durante la giornata. E la poveretta è rimasta a sedere a aspettare che il marito facesse due giri di cascine e la riportasse a casa. Questo è un fatto che, senza cattiveria, cioè siamo così, i podisti sono così. Allora, per quanto riguarda ciò che avete, i personaggi che avete descritto nel vostro libro, si arrivava, diciamo, fino a Gloria Marconi, che ha 43 anni e che in fondo era la più giovane. Ora, tra 20 anni scriverete il prossimo libro, però mi sembra di vedere che ci sia un po' poco ricambio generazionale. Manca un po' il ricambio, però abbiamo cercato per noi di essere stati attenti anche a questo. Non a caso quello abbiamo scritto in maniera un po' più veloce, senza soffermarsi tanto, dei nomi nuovi li abbiamo messi. Forse non tutti manterranno le promesse, a cominciare un po' per quanto riguarda qui il territorio fiorentino, dalla Mugno, anche se questo periodo non è in grande forma, ma ci sono anche altre ragazze che stanno emergendo, specialmente nel settore femminile. Poi, per quanto riguarda un po' anche quanto abbiamo un po' il panorama toscano, ci ha menzionato Meucci, insomma, è una delle grandi realtà, questa senz'altro una grande realtà dell'atletica toscana, e non solo, insomma, è un atleta a livello internazionale. Certo, qualcosa manca, forse non gli abbiamo dato un grande spazio, però questo spazio se lo devono un po' conquistare nei mesi prossimi e negli anni prossimi. Questo è l'auguro che gli facciamo, ecco.